mafie sfrattate da 188 immobili. In 11 anni di applicazione della legge sulla confisca dei beni delle cosche, soprattutto campane, calabresi e siciliane, ma anche locali a Roma, sono stati assegnati 148 beni. Dai complessi residenziali ai garage, passando per ville, palazzi, negozi, appartamenti o semplici appezzamenti di terreno. Questo è in sintesi il panorama dei beni sequestrati ai mafiosi a Roma e riutilizzati per fini sociali con l'assegnazione al comune o pubblici con l'assegnazione allo Stato. Il riutilizzo però è la conclusione di percorso lungo che inizia con il sequestro cautelare e termina appunto con la destinazione dopo la confisca, che può durare anche 7-8 anni dopo che le sentenze di condanna dei titolari dell'oggetto di sequestro diventano definitive.